ricordato la nostra città per gli importanti traguardi raggiunti negli studi giuridici e in modo più universale per aver commissionato a Caravaggio la flagellazione di Cristo, ora custodita nel Museo Nazionale di Capodimonte. Sulle origini della famiglia De Franchis e sul ruolo di alcuni suoi esponenti nei rapporti con Caravaggio parlerà il dottor Francesco Comparone. De Franchis e sui rapporti di alcuni esponenti di questa famiglia con il Caravaggio in occasione della celebre committenza della flagellazione Nostro Signore alla Colonna del 1607, che oggi è conservata al Museo Nazionale di Capodimonte, dopo essere stata per secoli nella cappella di famiglia nella Basilica San Domenico Maggiore fino al 1972, allorquando per motivi di sicurezza, in occasione di un tentativo di furto, fu poi trasferita al Museo di Capodimonte. E per me è un motivo ancor più di soddisfazione poter ammirare qui presso il museo la bella copia seicentesca storicamente attribuita ad Andrea Vaccaro, che quindi è stata trasportata per l'occasione qui a Piedimonte dalla medesima Basilica di San Domenico Maggiore, grazie all'impegno e al prestito concesso dal Fondo per i Edifici di Culto del Ministero dell'Interno, grazie all'impegno profuso con una felice sinergia politico-istituzionale, in particolare dall'amico onorevole Carlo Sarro e dall'onorevole Carlo Sibiglia, sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, per un'iniziativa a cui io stesso con molto piacere ho inteso contribuire con l'occasione per presentare un po' i risultati di questi studi su quello che, con qualche iperbole che però sarà perdonata vista la sede, si potrebbe definire il Caravaggio di Piedimonte, perché quest'opera è collegata per vari motivi con la nostra città e con alcuni suoi esponenti discendenti di illustri piedimontesi. Quindi mi concentrerò in particolare su quello che riteniamo il capostipite, cioè Vincenzo De Franchis, illustre giurista del XVI secolo, nato a Piedimonte nel 1531 da una famiglia che è di origine capuana. Le sue origini risalgono al Medioevo, nelle fonti già antiche si fa riferimento a origini gotiche o longobarde o comunque franche di centro europee, e che poi da capo, dove ha goduto a lungo di nobiltà cittadina e anche poi a Napoli nel seggio che poi sostanzialmente porta lo stesso nome della città, cioè il seggio di Capuana, poi un ramo minore all'epoca si trasferì per ragioni di feudi, dicono le fonti, a Piedimonte. Naturalmente questo ramo minore poi è destinato a diventare quello principale per le vicende di alcuni suoi illustri esponenti, il primo dei quali è il primo grande giurista della famiglia, è Giacomo Maggiore, Jacobuccio per la modesta statura probabilmente, nato a Piedimonte nel 1450, il quale è il primo della famiglia a essere nominato consigliere regio, cioè entrare nei ranghi dell'amministrazione vicereale, nominato dal sovrano Ferdinando il Cattolico nel 1515, consigliere regio, cioè membro del Sacro Regio Consiglio, il supremo tribunale napoletano, tribunale che giudicava in ultima istanza su tutte le controversie civili e criminali, i processi criminali di tutto il regno di Napoli. Oltre ad essere stato un grande magistrato, era sicuramente una figura di carattere impegnato in tematiche politiche e istituzionali, è stato diplomatico, famosa una sua ambasceria a Leone X, il primo Papa dei Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico, il quale lo invitò a proseguire la sua attività a Roma come docente di feudi, ma lui preferì restare a Napoli, dove teneva delle famose lezioni vespertine, si conservano anche i pagamenti delle sue lezioni, soprattutto incentrate sul diritto feudale. Lui muore nel 1517 a Napoli ed è il prozio di Vincenzo De Franchis, che consideriamo un po' il punto di riferimento della famiglia a cavallo tra 5 e 600, il quale 50 anni dopo ricorderà lo zio, allora quando lui stesso, secondo della famiglia De Franchis a essere nominato consigliere regio,
nell'appendice alla sua opera, alla prima edizione della sua opera più famosa, Le Decisiones, cioè una raccolta di giurisprudenza, poi ricorderà di essere stato contattato da un sacerdote di Pietraverano che aveva trovato con le sue carte la nota relativa alla vita e poi alla morte dello zio Jacopuccio, giusto 50 anni prima che lui stesso entrasse in qualche modo sulla sua scia nei ranghi dell'amministrazione di Cereale. Ciò significava sostanzialmente entrare nel gota del sistema politico istituzionale del regno, quindi svolgere funzioni che non erano soltanto giurisdizionali ma politiche nel suo complesso. Vincenzo De Franchi si diceva nasce a Piedimonte, le fonti dicono nasce alla Palazzata, probabilmente si tratta delle case palazziate, cioè le case a ridosso della residenza del feudatario maggiore, che già all'epoca erano naturalmente i Gaetani. Nasce nel 1531, è coetaneo di Ludovico Paterno, di cui abbiamo sentito anche in questi giorni qui a Piedimonte l'ottima relazione di Fabio Della Villa, che ringrazio anche per le informazioni e suggerimenti che mi ha fornito, rispetto a un rapporto tra due rampolli di famiglie di estrazione della piccola nobiltà, sono una famiglia di Paterno e una famiglia di piccola nobiltà di Toga, di notai, e lo stesso poi Vincenzo De Franchis probabilmente se ne ricorderà quando da magistrato sarà chiamato a giudicare. Incline sicuramente un certo favore verso la categoria rispetto alla nobiltà o meno, al ruolo dei notai nel sistema e nell'organizzazione dell'ordinamento giuridico sostanzialmente del regno. Vincenzo, giovane di belle speranze, si trasferisce come Ludovico Paterno a Napoli, abbastanza giovane per proseguire gli studi giuridici. I due sicuramente si conoscono, Paterno gli dedica addirittura una delle sue rime, quindi a dimostrazione un po' dell'esistenza a Piedimonte di un piccolo ceto desideroso di affermarsi, di crescere. Naturalmente questo non poteva che avvenire in direzione della capitale, cioè a Napoli, dove si poteva frequentare il collegio dei dottori, quindi lo studio napoletano, l'università dove Vincenzo De Franchis compie i suoi studi sotto la direzione di Tommaso Naclerio, che era sostanzialmente l'illustre esponente della scuola giuridica napoletana di quel tempo, che è sposato con una Gaetani, quindi sarà Fulvia sicuramente questo uno dei veicoli per la crescita intellettuale e poi professionale del giovane Vincenzo, che esce dallo studio di Tommaso Naclerio con le vesti logore e un ronzinello vecchio, ma ha dottorato, e questo gli consente di cominciare a svolgere la professione di avvocato. La professione di avvocato in cui riscuote immediatamente un grande successo. A seguire le sue arringhe corrono a folle, dicono le fonti, le persone per ascoltare questo secondo novello Demostene, qualcuno definisce così con molta enfasi, ma soprattutto questo gli consente di cominciare a affermarsi anche grazie a questa rete di relazioni che probabilmente da questo circolo di persone originali di Piedimonte, di aristocratici, quindi sicuramente i Gaetani, sicuramente i Piccolomini, c'è Cornelia Piccolomini, contessa di Alife, di cui lui è procuratore, insieme ad altri esponenti come Guevara di Bovino, della nobiltà napoletana dell'epoca. Lui farà l'avvocato per circa 15 anni, quando, come dicevo, nel 1566 sarà poi nominato da Filippo II di Spagna consigliere regio anch'egli. Questo significava entrare, come dicevo, in un percorso, in una parabola di carriera ascendente, dove i migliori venivano, il sovrano reclutava i migliori, i migliori intelletti, le migliori personalità, le migliori competenze da destinare poi alle figure apicali dell'amministrazione reale in cariche che non erano venali, non erano trasmissibili familiarmente, ma erano soltanto di nomina regia, proprio per salvaguardare la massima competenza e professionalità di chi era chiamato a ricoprirle. Vincenzo da subito si afferma come anche un organizzatore del tribunale e comincia a raccogliere e a sistematizzare le sentenze che vengono pronunciate dai tribunali regnicoli. In quest'ambito ha un ulteriore passaggio in avanti perché viene nominato dal viceré sovrintendente alla deputazione della Pecunia,
cioè sostanzialmente un ministro delle finanze dell'epoca, chiamato a gestire fondi, naturalmente gestire arrendamenti, cioè gli appalti di una serie di servizi pubblici. Questo ovviamente non gli mancherà di attirare delle critiche che lo porteranno poi ad essere inquisito nel 1581 nell'ambito della prima visita generale, cioè una grande ispezione che il sovrano da Madrid, Filippo II, mandava presso gli uffici e i tribunali regnicoli, sollecitato dai cittadini, dalle denunce, dalle lamentele di malfunzionamento del sistema della giustizia, dell'amministrazione e di critiche di malagestio che porteranno Vincenzo De Franchis a essere inquisito, accusato anche di essersi voluto far ricco sotto zelo di buon governo, dicono le fonti, ma viene accusato di aver accumulato un patrimonio di oltre 60.000 ducati, quando insomma il salario annuo da magistrato era circa 100 volte inferiore. Esce comunque bene da questa inchiesta che lo proscioglie e soprattutto può dedicarsi a questa sua grande idea, questa grande iniziativa della raccolta di giurisprudenza, delle Decisiones, che è il volume da lui curato, in cui condensa in un index copiosissimus tutta una serie di oltre 500 decisioni in tutti i campi dello civile giuridico, che hanno la prima edizione a Venezia nel 1580 e poi ne conteranno fino ad altre 23, per un totale appunto di 24 edizioni nell'arco di quasi tre secoli, non solo a Venezia, a Napoli, a Colonia, a Stoccarda, a Barcellona, a Torino. Diventa un best seller della letteratura giuridica, forse anche un long seller, e che lo fa diventare il presidente De Franchis per antonomasia, punto di riferimento della cultura giuridica europea, tant'è che Filippo II vorrà che la sua effigie fosse conservata, ritratta nella Galleria degli Uomini Illustri d'Europa al suo monastero Fortezza dell'Escorial nei pressi di Madrid. Intanto la sua carriera prosegue. Nel 1590 ottiene la nomina a membro del Supremo Consiglio d'Italia, cioè l'organo che affiancava il sovrano di Spagna nel governo di tutti i possedimenti italiani della corona spagnola, quindi il Regno di Napoli, il Regno di Sicilia, il Ducato di Milano. Sta per partire per Madrid per assumere questo prestigioso incarico quando la morte di Fulvio Lanario, il precedente presidente del Sacro Regio Consiglio, gli schiude la piazza a Piambita per quello che resterà sempre un uomo di legge, prima ancora che un uomo politico, un'austera figura di magistrato, celebrata anche dai contemporanei per la compostezza, per l'austerità dei costumi, per la dirittura morale, per le opere di beneficenza. Lui è protettore di numerosi luoghi pii, c'è Geronimo di Passamonte, un soldato spagnolo che è coevo di Cervantes, di cui sarà una sorta di imitatore, che Cervantes nel suo Don Chisciotte poi prenderà un po' in giro accusandolo di averlo plagiato, racconta nella sua autobiografia di soldato spagnolo passato per Napoli, che volendo prendere moglie si risolse a chiedere al presidente Vincenzo De Franchis chi poter scegliere in questo educandato che era dipendenza del monastero di Sant'Eligio, per trovare una fanciulla che fosse di adeguati costumi, visto che questo tema era sicuramente di interesse all'epoca. Lo stesso Cervantes, che era stato a Napoli a lungo, che la canterà in Il viaggio del Parnaso, dirà che Napoli era la città más rica e más viziosa che ci fosse in tutto l'universo. Quindi evidentemente chiedere un buon consiglio poteva essere una cosa utile per chi cercasse di metter su famiglia. La sua carriera prosegue anche nell'ambito della crescita familiare, perché ha una famiglia, è sposato con una donna forse originaria di Piedimonte, Antonia Celia Ocilia, chissà che questo non sia un'ascendenza qui nostrana del Montecilia, e ha 14 figli, 9 maschi e 5 femmine, tutti ottimamente avviati. I 9 maschi saranno
4 giuristi e 5 ecclesiastici. Dei 4 giuristi, 3 saranno magistrati e prenderanno addirittura il posto del padre, perché il primogenito Giacomo, alla morte del padre avvenuta nel 1601, calcoli difficoltate, dice qualcuno, per una calcolosi renale, viene immediatamente dopo nominato da Filippo II di Spagna, Filippo III, consigliere regio, succedendo sostanzialmente al padre, nella logica della continuità e anche della fedeltà di una famiglia che oramai è diventata molto importante, alla corona di Spagna. Gli altri fratelli sono Lorenzo, che diventa avvocato fiscale della vicaria, sostanzialmente una sorta di procuratore generale, una figura molto impegnata sia nell'ambito dell'assistenza ai poveri, eredita un po' dal padre questo carattere estremamente pio, devoto, molto alla beneficenza. Sarà uno dei fondatori del Monte dei Poveri, cioè l'antesignano del Banco di Napoli nel 1585. Il suo stemma ancora campeggia sul Palazzo Ricca, che oggi a due passi da Castel Capuano ospita l'archivio storico del Banco di Napoli, quello proprio dove sono state ritrovate le ricevute dei pagamenti effettuati nel maggio del 1607 da Tommaso De Franchis al Caravaggio. Si tratta di documenti contabili che testimoniano di un acconto dato dalla famiglia delle somme pari a 250 ducati per un quadro che Caravaggio avrà da consegnare l'11 maggio del 1607, firmato appunto da Tommaso De Franchis. Tommaso De Franchis era il terzo magistrato della famiglia, anch'egli destinato a una brillante carriera in magistratura, che tuttavia inizierà dopo il periodo in cui la famiglia è impegnata in una crescita esponenziale del proprio ruolo nella società del tempo. Tommaso è più giovane, questo mi sento di dirlo anche come contributo agli studi sulla committenza del Caravaggio, della flagellazione al Caravaggio, essendo sempre stata ricondotta a Tommaso questa idea. In realtà lui era più giovane della famiglia, aveva poco più di 20 anni, era un giovane procuratore legale, non ancora magistrato, lo diventerà molti anni dopo, finirà anche lui da presidente della Regia Camera della Sommaria, il massimo tribunale amministrativo del regno, sarà coinvolto anche nella vicenda di Tommaso Campanella, che scriverà a lui come tramite per aiutarlo a uscire dalla detenzione, sarà un po' coinvolto faticosamente in una, nella vicenda di Masaniello nel 1647, quindi finirà la sua esistenza nel 1652, ma nel 1607 lui è il più giovane della famiglia, quindi probabilmente è soltanto una delle figure coinvolte in questa importante iniziativa, che aveva evidentemente un sapore celebrativo della famiglia, che ha oramai acquisito uno status sociale elevato e assurdo oramai un rango aristocratico, nobile, perché dal 1604 e poi definitivamente nel 1612 i De Franchis acquisiranno il titolo marchesale a Taviano in Puglia. La Puglia è importante perché gli altri membri della famiglia sono 5 ecclesiastici, 4 saranno vescovi, 2 in particolare saranno vescovi a Nardò, un altro a Ugento e poi torneranno a Capua, quindi a testimonianza di come la gestione delle carriere, in particolare dei figli maschi, ma anche delle figlie femmine, tutte adeguatamente allocate presso rampolli di famiglie aristocratiche, fosse un obiettivo preciso di Vincenzo e di tutta quanta la sua famiglia, in cui i figli, che vengono definiti come i fratelli De Franchis, i De Franchis del presidente, saranno lungamente impegnati nel proseguire questo percorso, che poi avrà naturalmente un lungo e proficuo impiego in molte altre attività collegate all'esercizio delle cariche pubbliche, che consentiranno alla famiglia ulteriormente di arricchirsi, affermarsi, e anche nella terza generazione dei Franchis del presidente i nomi poi ricorrono, sono a dimostrazione un po' di una grande solidarietà, di una grande coesione familiare. I figli dei figli hanno i nomi degli zii, dei nonni, quindi c'è un grande cemento sociale che consente a questa famiglia di affermarsi anche attraversando momenti bui, non solo le luci, come nel quadri del Caravaggio, in cui la luce e l'ombra sempre si confrontano,
in modo violento, e in modo altrettanto violento i De Franchis avranno proprio nel 1607 due passaggi molto importanti che offro come contributo, in particolare riflessione del professor Sgarbi. Il padre è morto da pochi anni, è un momento un po' di sbandamento familiare. Giacomo De Franchis, in un documento ritrovato nell'archivio segreto vaticano, decide di andare a Roma a raccomandare la sua famiglia al cardinal Scipione Borghese. Il cardinal Scipione Borghese, il cardinal nipote di Papa Borghese, Papa Paolo V, chiedendogli di accordare i favori alla sua famiglia, a lui stesso e ai suoi fratelli, in particolare agli ecclesiastici. C'è una bella presentazione che gli fa il nunzio apostolico di Napoli, scrivendo al cardinal Borghese, dicendo: verrà a farle riverenza signor Giacomo De Franchis, consigliere reggio. Il viceré lo ha designato commissario deputato a pronunciarsi su tutte le cause che riguardano la famiglia borghese nel regno. Diventa una specie di giurisdizione esclusiva e quindi lo affida alla benevolenza e attenzioni del cardinal Borghese, anche perché il fratello è l'avvocato fiscale e il procuratore del regno, e in ogni occasione l'ha trovati amorevoli e ben disposti verso la casa del cardinale e del pontefice. Quindi la famiglia riesce a giocare molto abilmente tra la lealtà al sovrano e quella di devozione che si deve nei confronti del pontefice, avendo quattro fratelli vescovi, uno dei quali, questo incontro col cardinale si svolge ad aprile, ai primissimi di maggio arriva la notizia che è morto il vescovo di Vico Equense. Quel posto va rimpiazzato. Di lì a pochi giorni arriva la notizia che il designato a ricoprire quella carica è Luigi De Franchis, terzogenito della famiglia, che diventa il primo vescovo di Vico Equense e poi successivamente destinato a Nardò. Di pochi giorni successivi è la committenza al Caravaggio di quest'opera, che come vediamo oggi è una flagellazione di Nostro Signore alla colonna. Nasconde, come le radiografie hanno evidenziato, e sicuramente il professore Ciprete ora ci dirà, un ritratto di un committente, di un ecclesiastico. Potrebbe essere, questa è l'ipotesi che può essere avanzata oggi, uno dei membri della famiglia, dei figli di Vincenzo, proprio in una contingenza particolare in cui l'esaltazione e la rappresentazione delle virtù familiari, in particolare per un ecclesiastico associate al massimo artista dell'epoca arrivato a Napoli, Fuggiasco, può essere un ottimo veicolo di propaganda. Dopodiché ci troviamo alla flagellazione. La flagellazione è tutt'altro tema, quella che vediamo oggi. C'è un lungo dibattito di cui altri sapranno dire meglio di me sui tempi della realizzazione. Rimarco soltanto un'altra circostanza che avviene in quegli stessi giorni. C'è in quegli stessi giorni è arrivata a Napoli una seconda visita generale. Il nuovo sovrano di Spagna, Filippo III, ha mandato una nuova ispezione, sollecitato dalle dicerie, dalle notizie di malversazioni, di corruzioni, di malfunzionamento della giustizia. C'è un visitatore generale, un ispettore generale plenipotenziario mandato al sovrano a distruggere tutta una serie di processi. Tra questi nomi eccellenti che vengono torchiati e messi sotto inchiesta ci sono anche i due fratelli Giacomo e Lorenzo De Franchis, i quali proprio in quello stesso 1607 sono pesantemente inquisiti. Il processo, le intenze della giustizia, durerà 10 anni, si concluderà nel 1617, Lorenzo De Franchis ne uscirà assolto, Giacomo De Franchis ne uscirà con una piena lieve di pochi ducati legati sostanzialmente alla lentezza nello spedire avanti i processi e alcuni rapporti impropri con parti in causa, clienti, avvocati, nella ricezione di doni d'uso, di regalie come polli, capponi, olio e vino, tutto sommato qualcosa di lieve. La domanda è, che lascio qui suscettibile poi di molte altre riflessioni e sviluppi che mi auguro poi possano essere fecondi di nuove risultanze su quest'opera, è se questa flagellazione, quindi il Cristo alla colonna,
un simbolo di una punizione ingiusta non possa essere un'allegoria, un simbolo di un'ingiusta punizione inflitta a una famiglia di illustri magistrati messi sotto accusa loro stessi e poi molti anni dopo ne usciranno. Di quest'opera ci sono numerose testimonianze, tutte un po' tarde, per un po' di tempo scompare anche perché i lavori di costruzione della cappella a cui era destinata terminano soltanto nel 1652. Sicuramente a un certo punto quest'opera, che forse non doveva essere poi così cara alla famiglia, chissà che non ricordasse un periodo non felicissimo di una famiglia che poi troverà grandi affermazioni nel tempo e proseguirà con i discendenti anche nel culto delle arti e di una serie di attività che le famiglie aristocratiche del tempo amavano condurre. È un'ipotesi che affido ai relatori, anche in relazione al successo di un'opera che è stata appunto copiata. Oggi abbiamo questa bella copia seicentesca. È divertente pensare che i ladri, che nel 1972, in una stagione triste per i furti d'arte, 3 anni prima c'era stato il furto del celebre Caravaggio di Palermo, andarono a rubare la flagellazione del Caravaggio, si sbagliarono, tirarono giù la copia che oggi vediamo qui a Piedimonte, ma giustamente poi l'originale è stato portato a Capodimonte, dove ancora possiamo ammirarli. Grazie. Grazie. Grazie, bravo. Presento il dottor Francesco Comparoni, laureato in giurisprudenza presso